Verne Mars è bello, costruito bene, potente, costa poco, però mannaggia! Verne Mars prima di tutto costa 260 euro dazi doganali e spese incluse. Al primo impatto appare veramente convincente. Se dietro la sua scocca ci fosse stato il logo di un qualsiasi dei big, avrei comunque elogiato il brand per aver trovato finalmente un buon compromesso tra materiali ed ergonomia. Infatti l'alluminio della scocca non è scivoloso, sembra quasi poroso ed assume riflessi davvero particolari. I tagli costruttivi sono poi di alto livello, quindi non è solo originale, ma anche assolutamente di qualità. Quelle antenne piatte sono simili in tutto e per tutto ad iPhone 7 e questa cosa mi disturba. Verne però giura che sia stato lo zio Tim a copiare. Il design è forse la cosa migliore di Verne Mars, davvero ben riuscito, funzionale e dalle dimensioni più che accettabili considerata la diagonale dello schermo. Sul lato destro c'è un sensore di impronte digitali posizionato alla Sony. Non raccontiamoci frottole, allo stato attuale è quasi inutile. Ne becca una ogni tanto, non ci siamo proprio. Ma torniamo al display perché anche sul fronte c'è una chicca. Il vetro è modellato 2.5D, ma è accendendo il display che scatta il colpo di fulmine. Nessuna banda nera, cornici ridotte all'osso. Che bello! Poi la qualità del pannello è elevata. Si tratta di un Full HD IPS da 5.5 pollici con colori AMOLED style, molto accesi ma anche ben calibrato. Il trattamento oleofobico è ottimo e sotto il sole si vede abbastanza bene. Ma passiamo al software, perché non è che vada male, però ci si perde un po' in un bicchiere d'acqua. Abbiamo Android 6.0 Marshmallow con Android puro, non ci sono praticamente opzioni aggiuntive veramente utili, a parte la modifica dei tasti della navigation bar e l'accensione e spegnimento programmati, ma va bene così, Android ormai è completo anche in configurazione base. Purtroppo la suite di app preinstallate è davvero obsoleta e ingiustificata, troviamo dei reperti storici che davvero potevano essere evitati, più che altro da queste cose si vede come in fin dei conti la cura che è stata dedicata al software sia appena sufficiente. Ci sono infatti alcune problematiche che mi hanno lasciato perplesso. Prima di tutto il comparto telefonico che insomma non mi è piaciuto perché non è affidabile in sostanza. Alcune chiamate vengono chiuse da sole, quando si parte alcune volte il microfono non viene attivato, quindi dobbiamo chiudere la chiamata e rifarla. Ho trovato anche alcuni problemi sul wifi e sul bluetooth che si sono rivelati un pochino ballerini. Insomma, poco affinamento dal punto di vista software anche dei comparti principali. Oltre a tutto ciò anche le applicazioni ogni tanto hanno dei force close e soprattutto mi dà l'impressione che vengano killati in background dei processi importanti. Infatti le notifiche molto spesso non arrivano, no? Come succede alcune volte sugli smartphone cinesi, si accende il display e arrivano tutte, nonostante questo abbia ovviamente una versione internazionale. Non c'è neanche la banda 20, quindi non avrete il 4G con il solito discorso nelle zone rurali e per alcuni operatori. Comunque il comparto telefonico supporta due SIM, una nano e una micro, però se le usate entrambe dovrete rinunciare allo slot per espandere la memoria. Verne Mars ha prestazioni invece convincenti grazie alla CPU MediaTek Helio P10 che è accompagnata da 4 GB di RAM e 32 di memoria interna espandibile. Non ci sono compromessi, il device è sempre scattante, reattivo nel passaggio da un'app all'altra. In navigazione nessun problema, anzi, grazie al bel display è un piacere. Infine il gaming, che risulta di buon livello. Solo un leggerissimo calore viene percepito nella parte bassa posteriore, ma da questo punto di vista lo smartphone si comporta benissimo. Unico neo, un audio poco potente e stridulo, buono invece quello dalla capsula auricolare. I problemi software si ripercuotono anche sull'autonomia, tant'è che non sono riuscito veramente a capire quale sia. Mi sono fatto l'idea, facendo un po' una media, che lui riesca a fare circa 4 ore di display acceso e quindi a portarvi quasi a fine giornata. Dico che però non sono riuscito a farmi un'idea perché anche mettendolo in modalità aereo, per esempio, si innescano sempre dei battery drain molto fastidiosi che vanno ad inficiare di molto quella che è la reale autonomia, e quindi dare un giudizio ora sarebbe un po' affrettato, anche perché Verne ha promesso che arriverà molto presto un aggiornamento a Nougat, e per cui immagino che la casa si sia dedicata al nuovo aggiornamento piuttosto che ad affinare la versione già installata. Quindi nel giro di poche settimane dovrebbe arrivare, vi faremo sicuramente sapere come va.
La fotocamera ha un buon sensore Sony e c'è anche un doppio flash LED, manca l'autofocus laser. Anche qui purtroppo non mi resta che dare la colpa al software. Le prestazioni sono scarse in termini di velocità, di messa a fuoco e tempi di scatto. Anzi, la messa a fuoco con un tap non funziona proprio nella maggior parte delle occasioni. L'applicazione è poi quella stock dei MediaTek, che non mi è mai piaciuta e anche qui si conferma appena sufficiente. Poche opzioni e posizionate in maniera confusionaria, molto lenta e anacronistica. Le foto di giorno comunque vengono discretamente bene, ma non aspettatevi miracoli. C'è sempre l'incognita della messa a fuoco sbagliata e il micromosso è praticamente una garanzia. Di notte non ci siamo proprio, messa a fuoco complicata, tanto rumore e white balance un po' a caso. In video la situazione è migliore, ma si arriva al massimo al Full HD a 30 frame per secondo. Selfie così così, ma è meglio della cam posteriore. Siamo arrivati alle conclusioni di tre aspetti che mi hanno convinto di più di Verne e Mars, sono la qualità costruttiva, il display e le prestazioni. Posso riassumere invece i lati negativi di Verne e Mars in un unico punto, il software. Software in genere, ma specialmente per alcuni bug che vi ho mostrato durante la recensione, che secondo me in fin dei conti sono dovuti ad una mancanza di driver per le periferiche veramente efficienti. Infatti c'è qualche problema sulla fotocamera, c'è qualche problema sul comparto audio, c'è qualche problema nell'ottimizzazione della batteria, insomma tutte parti che si possono ricondurre a driver che non sono particolarmente efficaci. Vi ho promesso che però lo riproveremo quando verrà aggiornato a Nougat, infatti avremo secondo me un giudizio più oggettivo su quello che è Verne e Mars. Direi che per il momento è tutto, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, come al solito ad iscrivervi al canale se non lo siete ancora e noi ci vediamo per le prossime recensioni. Un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.